Questa tabella riporta i dati raccolti in un esperimento con il pendolo per la misura di G, l'accelerazione di gravità. Sono state considerate quattro diverse lunghezze, era meglio considerarne di più, anche 6 o 7, e per ciascuna lunghezza sono state misurate 10 oscillazioni. I cronometristi erano quattro studenti, per esempio con 22,6 cm di lunghezza, i quattro studenti hanno misurato questi quattro tempi, da 9,45 secondi a 9,50. La media di queste misurazioni è questa. Poi dividendo questo valore per 10 otteniamo la durata di un periodo e vediamo come questo periodo si allunga man mano che si allunga anche la lunghezza del filo, anche se come sappiamo il periodo non è proporzionale alla lunghezza del filo ma alla sua radice quadrata. Infatti vediamo che da questa lunghezza a quest'altra più o meno il filo è raddoppiato, poi è triplicato e poi è quadruplicato. Eppure il periodo non è raddoppiato, triplicato e quadruplicato. Quando la lunghezza del filo raddoppia, il periodo, in base a questa formula, diventa radice di 2 volte più grande. Quindi questo 1,3 secondi è all'incirca radice di 2 volte 0,94 secondi. Radice di 2 è all'incirca 1,4. Quindi questo periodo deve essere all'incirca 1,4 volte quest'altro. Dopo aver calcolato i periodi, abbiamo calcolato la pulsazione omega 2π su t e quindi abbiamo fatto il quadrato della pulsazione. Moltiplicando poi la pulsazione al quadrato per la lunghezza del pendolo, lunghezza espressa in metri, otteniamo l'accelerazione di gravità. Di questi quattro valori ottenuti di g facciamo la media e la semidifferenza. Quattro valori sono un po' pochi, come dicevo prima era meglio 7-8 diverse lunghezze del filo. Comunque vediamo che, considerata l'incertezza di misura, il valore atteso, che è 9,8 metri al secondo quadrato, rientra nell'intervallo di incertezza. Qui è proposto anche il metodo grafico per la misura di G, cioè quello che si chiama il fit lineare. Si scrive questa formula che abbiamo utilizzato nell'ultima colonna per misurare G in quest'altro modo. Lo si fa per avere g, che è la nostra incognita, come coefficiente angolare, cioè per far comparire la nostra incognita g al coefficiente angolare di una retta. Questa è la y, questo è il coefficiente angolare e questo al quadrato è la x. Quindi riportiamo in grafico le varie lunghezze del pendolo, questi numeri, in funzione di 1 su omega quadrato. E la pendenza della retta che otterremo sarà proprio il coefficiente angolare, la nostra incognita g. Per calcolare 1 diviso omega al quadrato ci serve questa colonna aggiuntiva, omega alla meno 2, cioè 1 su omega al quadrato, che ricaviamo invertendo, cioè facendo il reciproco di questi valori. Cioè questo 0,0225 è il reciproco, cioè 1 diviso 44,4 periodico, e così via. Dunque questo grafico riporta in ascisse questi valori e in ordinate le lunghezze del pendolo. Facciamo calcolare a Excel la pendenza della retta ottenuta, che si chiama la retta dei minimi quadrati. Excel trova 9,84 praticamente metri al secondo quadrato e trova anche un altissimo coefficiente di allineamento, cioè la bontà d'accostamento, è questo coefficiente qua, che è quasi uguale a 1. A indicare che i punti sono quasi perfettamente allineati. Se non lo fossero per niente, il coefficiente bontà d'accostamento varrebbe 0. Vediamo che con il fit lineare, cioè con questo metodo grafico, otteniamo un valore di accelerazione di gravità ancora più soddisfacente, 9,84 metri al secondo quadrato. Il motivo per cui viene un valore leggermente diverso da quello ottenuto con la media aritmetica è che il metodo del fit lineare non attribuisce la stessa importanza ai vari punti, cioè i vari punti non pesano allo stesso modo come invece accade nella media aritmetica, ma invece il fit lineare attribuisce un'importanza maggiore ai punti più lontani dall'origine. Quindi è come dire che questo valore conta più di questo leggermente più del precedente e questo ancora più del precedente. Alla fine comunque la differenza è molto piccola, 9,84-9,90.